Questo è il mio amico gatto. Io l'ho ribattezzato 3 anni fa l'Europeo. È un gatto terribile, è un gatto che ha sofferto molto, il gatto che ne ha toccati, guardate, ha le orecchie mozzate nelle lotte che ha fatto, e da una parte e dall'altra. Un paio d'anni fa attraversò la strada, attraversare la strada qui è veramente un azzardo perché c'è un traffico continuo, la statale della Betone del Brennero. Comunque questo gatto, mentre ero lì che chiacchieravo, cercò di attraversare la strada, incontrò una panda che stava venendo in su, entrò dalla parte anteriore della panda e corse poi lungo tutto lo chassis dell'auto e sotto e dietro, di qua è morto. Per una settimana sparirlo, cercato da tutte le parti, era un caldo infernale, all'improvviso ritornò, è vivo e vegeto. Da quel momento non si è più fatto fregare, è molto attento. È comunque lo spauracchio di tutti i gatti della vicinanza. Non solo lo spauracchio, ma anche gli innamorati, fa innamorare le gattine. Soltanto io posso carezzarlo, soltanto io posso parlarci, perché non esiste, nessuno lo prende in considerazione. Guardate, guardate. Fa le fusa, eh? Micione, come stai? Europeo, 2 volte al giorno, eccolo qua, mangia, c'ha la sua bella poltroncina, guardate che spettacolo che vede da questo posto, eh? C'ha le montagne davanti, eh? Vero? Europeo, un saluto lo merita perché la costanza. Io poi vado via a ottobre-novembre, ma immancabilmente quando ritorno l'anno dopo, intorno a giugno, maggio-giugno, immancabilmente il gatto risorge fuori. Nel frattempo, in questo lasso di tempo che intercorre, si arrangia qua e là, un po' di neve, mangia da una parte, mangia dall'altra, li vogliono tutti bene, però nessuno riesce e osa toccarlo. Andiamo, su! Guardate come si allunga! È una gioia, è una gioia da mangiare a animali del genere. Raddoppiano quello che noi gli diamo nell'affetto, nella disponibilità e nelle fusa. Arrivederci, a domattina, amico. Ora li dormi. Ciao.